Una coppia di carabinieri che attraversano il luogo simbolo di Fano, piazza 20 settembre, e la dea della fortuna che campeggia sulla fontana, a far da sfondo il palazzo del Podestà. È lo scorcio che l'artista Sergio Carboni ha immortalato nel suo acquerello che questa mattina ha donato alla caserma dei carabinieri di Fano, a suggello di un rapporto di affezione e rispetto con le forze dell'ordine che con il loro operato rendono la città più sicura. La gigantografia dell'opera campeggerà nella sala riunioni della caserma fanese, a significare l'alto senso di questo gesto come espressione di un territorio sano e votato alla legalità e al rispetto delle regole. Comandante, sono rari i momenti in cui magari si può cogliere l'essenza e insomma, l'animo di un tessuto sociale. Questo, se può esserlo, lo è. Assolutamente sì, questa è una conferma che noi abbiamo nella città di Fano, ma nella provincia di Pesaro nel suo complesso. Insomma, questo rapporto che noi abbiamo con il maestro Carboni, che ci ha voluto deliziare con questa sua opera, rende proprio reale questo concreto rapporto di positivo che c'è tra la cittadinanza e l'istituzione che io rappresento qui in provincia. E questo mi piace tracciarlo e insomma rappresentarlo, perché è veramente un elemento di positività che si sente, è forte e che traccia esattamente quello che è il legame tra l'istituzione e la cittadinanza qui a Fano. Presenti alla cerimonia l'amministrazione comunale, i vertici fanesi dell'arma e dei carabinieri in congedo, ed un emozionato Sergio Carboni che assieme ai suoi figli ci spiega il senso della sua opera e i criteri che lo hanno ispirato. Un aneddoto, questo me lo diceva il comandante, il mantello perché è rosso. Allora, il tempo proprio quando è uscita l'arma, i briganti, allora si chiamavano briganti, avevano il mantello tutti nero, quindi andando a cavallo tutti non si notava quello che era il carabiniere e quello che era il mantello. Difatti la parte interna del mantello è rossa, e quando correvano col cavallo non è altro che giravano il mantello, si capiva chi era. Se buoni o cattivi. Li hai voluti collocare nella piazza, simbolo della città di Fano. Quindi il cuore di Fano è la piazza, anche se il servizio che fanno è tutt'altro che alla piazza, ma è molto più difficile. Niente, la piazza sì, perché unisce il popolo, unisce l'arma, unisce un po' tutti. Il centro, il cuore ci ritroviamo tutti lì, quindi penso che stiamo più sicuri quando sono in piazza, dai. Quest'opera ci teniamo veramente tanto perché rappresenta anche la nostra piazza di Fano, e quindi sarà sicuramente molto apprezzato e resterà tra virgolette alla storia. Nostro padre, come al solito, ci stupisce con le sue opere. Questa grande gigantografia è una sorpresa anche per tutti noi, sembra veramente dipinta sul muro, e complimenti a Papa Sergio.